Una tragedia. Un neonato è morto soffocato mentre la madre lo allattava e si è addormentata. I fatti tragici sono accaduti nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Come riporta il Corriere della Sera, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta contro ignoti. L'ipotesi infatti è di reato e omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito finora in sede di indagine, il piccolino è venuto al mondo ad inizio anno. La neomamma poi nel tardo pomeriggio avrebbe chiesto al personale di turno che la stava assistendo di poter restare qualche minuto in più col suo bambino. Lo stava allattando, stringendolo amorevolmente tra le sue braccia e godendosi i primi momenti di quella che sarebbe stata una lunga vita insieme. Ma qualcosa purtroppo è andato storto perché il bambino è venuto a mancare a soli 3 giorni dalla sua nascita mentre la mamma lo stava allattando. Pare infatti che la donna si sia addormentata con il piccolo in braccio mentre lo allattava e che nessuno del personale sia tornato da lei per poterlo riprendere. Così il piccolo è soffocato. A dare l'allarme è stata poi l'infermiera mentre era in servizio durante il turno di notte, ma per il bambino, nonostante le manovre, non c'è stato nulla da fare. Ora sulla vicenda dovranno far luce gli inquirenti per verificare eventuali responsabilità a carico di medici e infermieri dell'ospedale. I magistrati hanno disposto anche l'autopsia sulla salma del piccolo, i cui esami faranno definire chiarezza sulle cause che hanno portato il decesso a questo bambino, ma sicuramente la disperazione per questa giovane mamma.